Ciao! Anche oggi mi trovate accanto a questo plastico in scala H0 e di cui abbiamo parlato in maniera piuttosto approfondita in un precedente video, di cui qua sopra vi indico il link. Avevamo affrontato diversi aspetti di questa realizzazione, uno dei quali avevamo accennato solo era la massicciata. La massicciata ovviamente è un elemento fondamentale in un plastico ferroviario. In questo caso abbiamo utilizzato dei binari in scala H0E della Roco che sono privi di massicciata e quindi abbiamo dovuto scegliere il sistema per realizzare la massicciata. Per questioni di tempo e di budget abbiamo optato per un metodo piuttosto speditivo, cioè utilizzando questo nastro biadesivo della Busch. La Busch realizza tre tipi di questo articolo, uno per la scala N, questo qui, che è l'articolo 7120, uno per la scala Z e uno per la scala H0. Perché abbiamo utilizzato questo per la scala N? Perché, come vi dicevo nel video precedente, la scala H0E ha lo stesso scartamento della scala N, quindi la larghezza delle traversine è fondamentalmente uguale a quello della scala N. E quindi questo articolo ci torna assolutamente utile. Direte voi, perché non hai utilizzato un comune nastro biadesivo? Ci sono un paio di motivi. Il primo è che il nastro biadesivo che si trova in commercio è 2 mm circa più stretto di questo della scala N. Ovviamente avessi voluto utilizzare la scala Z o la scala H0, sarei stato assolutamente impossibilitato ad utilizzare i nastri biadesivi che si trovano in commercio, a meno che di non tagliarli per la scala Z o accoppiarli per la scala H0, però voi capite che è un lavoro piuttosto lungo e a quel punto inutile. Il vantaggio di questo nastro è che, e lo vedrete fra poco quando andremo alla parte pratica di realizzazione della massicciata, è che la parte di protezione di plastica, quella che sta appunto, che si stacca, che si spela quando si utilizza il biadesivo, in questo caso è molto più morbida, a differenza di quella dei nastri in commercio che invece è più rigida. Quindi quando devo posizionare questo nastro in curva mi rimane molto più semplice e lo vedremo perché appunto la plastica si piega, cosa che non avviene nell'altro utilizzando nastri adesivi che si trovano in commercio. In quel caso dovrò quindi staccare prima il nastro e poi posizionarlo per fare in modo che il nastro appunto si curvi. I pro e i contro di questo sistema, come dicevo, il vantaggio è sicuramente la velocità di realizzazione. Per chi non ha mai realizzato la massicciata, forse questo è un sistema da prendere in considerazione. Come sempre vi consiglio di prima di acquistare tutto il necessario che serve per il vostro plastico, questo articolo viene venduto in lunghezza di 3 metri, vi consiglio di acquistarne uno, di fare una prova in un pezzo di sacrificio, quindi su del legno di scarto e con un binario di scarto, e vedere come vi trovate, qual è il sistema a voi più idoneo. Lo vedrete anche in questo video, però ovviamente è sempre bene provare di persona. Quindi sicuramente questo è un grosso vantaggio. E gli svantaggi sono fondamentalmente due. Uno è quello appunto del costo, che per un progetto piuttosto grande è da prendere in considerazione. È uno svantaggio ovviamente di questo nastro come di quelli commerciali. E un altro svantaggio è che questo tipo di nastro ha un alto potere adesivo, quindi quando l'avete posizionato e magari vi accorgete di aver fatto un errore di allineamento del binario, è piuttosto difficile, se non intervenendo immediatamente, il riposizionamento. E per questo ancora una volta vi invito e sottolineo l'importanza di provare in un pezzo di scarto prima di andare sul vostro progetto. Senza perdere ulteriormente tempo, comunque vediamo ora nel dettaglio come è possibile sistemare e realizzare la massicciata con questo nastro. Il tratto in cui vogliamo mettere la massicciata è questo qui. Ricordiamoci sempre di lavorare su dei tratti piuttosto piccoli che sono più facili da maneggiare. Allora, abbiamo già realizzato ovviamente tutto il circuito, ora
lo segniamo l'ingombro delle traversine con una matita, così sarà più semplice poi andare a riposizionare il binario. A questo punto stacchiamo il pezzo che abbiamo preso in considerazione, qua segniamo anche la fine della curva. Andiamo a prendere una tavoletta di legno oppure un pezzo di giornale che ci servirà come base. Mettiamo il pezzo di binario, verifichiamo che le scarpette siano ben chiuse, lo mettiamo a testa in giù. Prendiamo poi il nastro adesivo della Busch, di cui vi ho parlato, e lo mettiamo nella pancia della rotaia. Come vi avevo accennato, questo articolo è relativamente semplice da curvare, perché la plastica che protegge il nastro è abbastanza morbida. Con un normale biadesivo bisognerebbe staccare prima la parte sottostante. Quando siamo arrivati alla fine della rotaia, con un paio di forbici o un taglierino andiamo a tagliare la parte in eccesso. Giriamo poi il binario e vediamo se ci sono dei punti che non sono perfettamente allineati. Come vedete, è semplice poi andarli a rimettere diritti. A questo punto utilizziamo della graniglia. Io ho utilizzato 3 granulometrie differenti con dei colori differenti, grigio chiaro, color sabbia e bianco, ed è una graniglia della Woodland Scenic. Ho usato granulometrie differenti proprio per rendere più realistica la massicciata. Ovviamente a seconda della scala dovete usare granulometrie più o meno grandi. A questo punto prendiamo una piccola quantità di materiale con un cucchiaio e la versiamo sulla parte del biadesivo che in questo momento farà da collante. Una volta che abbiamo coperta tutta la superficie, magari passiamo con le dita sulla parte che abbiamo appena cosparso di graniglia per assicurarci che faccia bene presa. A questo punto posso togliere la graniglia in eccesso, poggio un attimo la rotaia e recupero la graniglia che non si è attaccata. Vado poi a pulire la zona interessata. Un altro sistema, prima di attaccare, vi voglio parlare del secondo sistema, potrebbe essere quello, una volta segnato l'ingombro della rotaia, di attaccare il nastro qui, spellare e poi attaccare il binario. Ho provato anche con quel sistema, però ritengo questo sistema, quello di mettere l'adesivo sotto, più semplice, perché è possibile ancora modificare un pochettino la geometria del binario qualora fosse stato messo incorrettamente. Nell'altro sistema il binario, una volta posizionato, diventa molto più difficile da staccare e da riposizionare. A questo punto vado a spelare la parte di protezione della plastica, verifico nuovamente che non ci siano pezzettini di graniglia nel legno e vado ad attaccare, aiutandomi ovviamente con il segno che ho fatto con la matita,
Dobbiamo sempre fare attenzione che le scarpette siano ben inserite, quindi verifichiamo col dito che siano ben collegate, dopodiché ecco, posizioniamo il binario, assicuriamoci che non ci siano spigoli e lo andiamo ad allineare col pezzo di binario che ancora non ho incollato, in modo che la geometria poi per il futuro posizionamento sia corretta. Verifico di nuovo che il segno della matita sotto corrisponde a quanto posizionato, verifico nuovamente che non ci siano delle scarpette mal posizionate e poi con una piccola pressione assicuro il tutto e il gioco è fatto. Bene, spero che questo suggerimento sia stato di vostro gradimento, magari provatelo nel vostro prossimo progetto, se l'avete già utilizzato eventualmente commentate questo video e diteci come vi siete trovati. Se il video è stato di vostro gradimento, ovviamente mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, magari cliccando sulla campanella. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!